Ma sì, cambia poco, perdere 1-0, perdere 4-0 cambia poco. Di sicuro mi dispiace tanto per le ragazze perché per 70 minuti hanno dato dimostrazione di essere sempre sul pezzo e soprattutto giocando a calcio. E questa era la cosa che mi interessava. Dopo è normale che avevamo davanti una grande squadra che è prima in classifica meritatamente. E noi siamo venuti qua per giocarci la partita. Le ragazze per 70 minuti l'hanno fatto e io sono veramente felice di questo, ma dispiaciuto nello stesso tempo perché vederle un po' abbattute a fine partita per il risultato poi di 4-0 è anche un po' normale e quindi mi dispiace. Vabbè, noi calcolando le partite amichevoli di precampionato e le sette che abbiamo giocate, l'unica che abbiamo perso è questa. Quindi sono molto felice del nostro percorso, non deve cambiare niente assolutamente, anche se è già stata una sconfitta. Dicono che dalle sconfitte si cresce, ne prendiamo atto, usciamo a testa alta da un campo difficile e lavoreremo come abbiamo sempre fatto durante la settimana per prepararci al meglio per la partita di domenica prossima col Verona. Ma io ho già parlato con le ragazze, di solito non si parla mai dopo la partita, si parla sempre il giorno dopo. A bocce ferme e gli ho detto come quello che ti ho detto prima, che per noi non deve cambiare niente, il nostro percorso rimane quello, eravamo partiti per salvarci, quasi ci siamo e nel momento in cui raggiungiamo la salvezza, poi se avanzerà del tempo ci toglieremo delle belle soddisfazioni, ne sono convinto perché questo gruppo lo merita veramente per l'umiltà e la grande dedizione che mette ogni allenamento, ogni partita. Sì, diciamo che si è visto veramente un bel calcio oggi, sia noi che loro, abbiamo cercato sempre di giocare, quindi credo che sia uno spot importante per questo movimento, sempre più in crescita e noi ne andiamo orgogliosi di farne parte.